quanto riguarda appunto l'utilizzo di LED nel nostro settore, c'è da dire che oggi siamo finalmente arrivati a delle colorazioni che possono essere sicuramente sostitutive di quelle che erano le vecchie lampade a filamento, perché c'è sempre questa idea che i LED non hanno lo stesso calore inteso come colore di luce rispetto alle lampade a filamento. Diciamo che sicuramente negli anni passati questo era vero, verissimo. Oggi c'è ancora sicuramente da migliorare, ma ci sono ormai dei colori che sono sicuramente all'altezza, anzi in qualche caso, per esempio con il colore blu abbiamo notato, abbiamo provato, sperimentato che siamo sicuramente oltre le qualità e le caratteristiche di quelle che erano le lampade a filamento, perché il blu in particolare è stato sempre un colore che ha creato problemi con le lampade per la sua bassa resa e per la scarsa diffusione sulla scena. Oggi abbiamo delle strisce LED blu che hanno una colorazione, un'intensità, chiaramente anche qui adesso semplicemente per vedere la tonalità delle luci, sono delle colorazioni che sul presepio risultano molto efficaci, molto diffuse. Per quanto riguarda le colorazioni bianche, oggi c'è una gamma di tonalità che va dai 2700 K, per K intendiamo i gradi Kelvin, l'unità di misura della luce bianca, quindi dai 2007 siamo a 10.000 K, che sono in pratica colori che vanno dalla classica lampada a filamento fino al neon o luci ancora più chiare. Bianco freddo, e noi stiamo intorno ai 4.000, massimo 6.000 K, e abbiamo una situazione di luce di questo tipo che comunque è utile nel presepio, e un bianco caldo abbiamo questo tipo di colorazione che rispetto all'altra è sicuramente molto vicina alla luce della lampada. E queste caratteristiche sono importanti, bisogna conoscerle per poi, appunto, quando andremo a dire quello che serve per l'illuminazione, per capire le diverse tonalità di luce. Anche gli altri colori sono colori che sono molto vicini, in qualche caso superiore a quella che era la colorazione delle lampade. Questo è il giallo, una striscia da PS15, quindi da 15 LED gialla, e vediamo anche il rosso, questo è il rosso, abbiamo il verde, abbiamo anche l'arancio, che è un colore molto importante nel presepio e specialmente nelle fasi tramonto, e con le lampade, specie negli ultimi anni, c'era sempre la difficoltà di reperire i colori. E al LED oggi abbiamo anche il wood, quindi quella luce nera che ci permette di esaltare il bianco durante le fasi buie o per realizzare macchie di neve o esaltazione di parti bianche. Per quanto riguarda le potenze, anche qui bisogna fare determinate distinzioni. Quelle che abbiamo visto sono strisce della nostra serie PS e hanno potenze di 4,8 watt metro.
Ovviamente noi abbiamo anche la serie più potente, la serie VS, che è il triplo di potenza. Per renderci conto della differenza, se noi mettiamo in relazione una striscia della serie PS, che è questa, per fare un confronto, questa è della serie VS, quindi è esattamente il triplo della potenza. Anche questi sono elementi, sono caratteristiche di cui bisogna aver conoscenza per capire dove uno si deve orientare. Per quanto riguarda invece qualche esempio di luce dei LED, per esempio al LED bianco, quello di cui abbiamo parlato, che è un LED a luce concentrata, utile sia per illuminare i particolari e che utilizziamo anche in determinate situazioni, tipo nei nostri proiettori, microproiettori, nelle stelle a fibra ottica, eccetera. Questo, io mi sono dotato di due alimentatori, uno con le prese da 2,5 dove abbiamo collegato le strisce LED e uno con la presa da 2,1 dove possiamo collegare i LED senza nessun rischio di guai. Questi sono LED e anche questi c'è tutta la gamma dei colori che va dal bianco, il giallo, il rosso, il verde, il blu e l'arancio. Poi vediamo anche quei LED da 3 mm di cui abbiamo parlato e in particolare vediamo i LED utilizzati per il fuoco, il LED giallo e il LED rosso, che hanno il tremolio tipico del fuoco, poi è una questione di gusti se montare il giallo e il rosso. Anche questi sono con i famosi spinotti da 2,1 che, se anche noi non ricordiamo bene com'è la dinamica degli spinotti, sono, diciamo così, a prova di danni, perché sull'alimentatore da 2,5 non c'entrano. Quindi, per quanto riguarda ancora corpi luminosi che abbiamo in catalogo e che possono essere adottati, abbiamo per esempio, con potenza maggiore, abbiamo visto questo LED bianco a luce concentrata, abbiamo anche degli spot che sono da 1 watt, quindi con una potenza decisamente superiore e che sono finalizzati anche questi ad illuminare i particolari. Anche questo è uno spot di potenza, quindi con spinotto da 2,5, e questo ci permette di illuminare per esempio la natività o un pastore o qualcosa di particolare, e sono estremamente utili perché possono essere fissati e sono orientabili, e anche di questo abbiamo la tonalità del bianco caldo, quindi un 2700K, e di un bianco freddo, quindi oltre i 5000K. Per quanto riguarda invece altri corpi luminosi, tipo i faretti, dicevamo, ci sono anche faretti di questo tipo, 12 volts, e torniamo sempre allo stesso discorso, che questi sono faretti adatti anche alla dimmerazione a 12 volts, quindi sulle nostre centraline a 12 volts, perché sono stati ovviamente dalle industrie prodotti in modo tale che i LED collegati in determinati modo serie parallelo possono essere alimentati a 12 volts, perché ovviamente non sarà il LED singolo alimentato a 12 volts, ma tutto l'intero.